La palla, ricordiamo, è ancora agli Steel. Ci prova Fletcher, rimbalza da una parte all'altra, appoggia a lui, quello che ho chiamato io prima, Sam Jones. E solo altri 3 punti si carica Jones. Steel a più uno, un risultato piuttosto sorprendente perché i Rambo sembravano in controllo della partita, ma poi Mace si è spento, Giannis è andato a cogliere le margherite e quindi gli Steel sono ancora in vantaggio. 40-41! Forse, cosa ho fatto? Sono rimasto fermo per vedere quello che faceva Mace, non è riuscito a schiacciare, si è anche infortunato, no? È stata una botta. Una brutta botta. Mi sa che gliel'avevano giurata, basta fare il segno del tagliagole, te la tagliamo noi la gola, e infatti è rissa. Close line from hell da parte del difensore. La classica mossa di JBL ha fatto arrabbiare Mace, e quindi cosa fa Mace? Si spoglia tutto, ha tolto la bandana, il cappellino. E attenzione, qua i due non se le mandano a dire. Face off, Mace Grogan, i due stopper, vediamo cosa succede. Attenzione che fino a 3 secondi fa erano a ferri corti. Io credo che Grogan la metterà subito sul fisico. Vediamo Mace, attenzione. Si è stato molto bene Mace. Adesso lo guarderà in faccia e gli dirà: hai visto chi è il vero tagliagole? I due rimangono a terra, male, credo. Tutte e due, eh? Mi sa che si sono un pochettino toccati con la testa. Ma è tutta finta. È tutta finta, guarda. Sono già belli che in piedi tutte e due. Indica al pubblico, arriva Carter. Cosa fanno? Mi vedi? Ci sono? Guardami. Ma non riesco a capire cosa. Molto, molto probabilmente. Lo so, la abbraccia, la bacia. Sì. Cioè, come se a metà partita segna Adriano e Mancini fa tutto il campo, va di là a parlargli. Cioè, una roba di questo genere. Lo slam ball, ragazzi, sono americani. E quindi è bello vedere cosa inventano di partita in partita. Molto bello lo slam ball. Grande il canestro da parte di Mace con i Rumble nuovamente in vantaggio. Si rialza Grogan fortunatamente sulle sue gambe. Sono caduti un po' uno sopra l'altro. Vedete, ha un pochettino toccato la schiena. Fortunatamente Grogan è ancora in lui. Guardate Carter sta dicendo ai suoi: ragazzi, manca poco, rimaniamo concentrati e sfruttiamo la carica di Merce. Scusate. È entrato ora il nuovo giocatore per gli Steel, esattamente il numero 34. E vediamo quello che è capace di fare Whitney White. Appoggia Willis. Entra Willis ed è una grande stoppata di Goldman. Contropiede, Fletcher, prova a inchiodarla. Fermato da Mace. 43-41. Allora mancano 30 secondi, vediamo cosa succede. Cercano di inchiodarlo a Plexigal, recupera la palla. Vediamo subito, gira a Bevs, ancora lui. Provano con White, tiro dall'Ave Maria, se va dentro questo. No, non ci credo. I Rumble sono una squadra fantastica. Io tifo Rambo. Ragazzi, cosa fate? Non vi rendete conto da dove ho tirato? È come se io tiro da casa mia, è uguale. Fantastico. Io sto zitto perché, cioè, dopo questo tiro può così schiacciare quello che vuoi Stan Fletcher, ma non puoi far nulla. Grandissimo il tiro con cui, diciamolo, i Rumble hanno vinto la partita. Manca ancora 8 secondi, ma a questo punto la palla è nelle mani dei Rumble, quindi credo proprio che, salvo miracoli, in finale ci vanno i Rumble. Peccato per gli Steel, ma i più forti. 46-44 e quindi la finale è tra Rumble contro Diablos. Stiamo a vedere quello che succederà. David Jackson da una parte contro Whitney White, oggi incredibilmente fantastico. E poi Dion Mace, tanto guarda, Carter sta cercando di disfare Redmond. E adesso il Plex. Comunque, a parte gli scherzi, i Rumble hanno fatto una grande partita, sono stati un po' fortunati sul finale, però c'è da dire una cosa: onore agli Steel, hanno fatto una signora gara. Adesso qua Carter si è tolto anche la giacca, è contentissimo, dice solo: grazie a tutti ragazzi, ci voleva questa cosa, anche perché ci tenevo tantissimo alla finale. Abbiamo fatto una grande rimonta e soprattutto era destino che finisse così. Il destino ha bussato alla nostra porta e noi abbiamo aperto perché abbiamo la chiave. È grandissimo, guarda l'ultimo tiro, meraviglioso. Con questo, ed è proprio lui, guardalo qua. Sai chi è questo? Il nostro caro amico Mace, che è esaltato come una faina. Ha giocato veramente in maniera stratosferica. E non era in grande condizione. Questa è la domanda che gli ha fatto. Stai giocando non in buone condizioni. Come mai? Hai avuto dolore? Sai cosa ha risposto lui? Nessun dolore, solo io lo sto per numero uno. Fantastico Dion Mace. E sarà molto difficile per David Jackson riuscire a passare il muro che farà questa persona, ovvero
Dion Mace. I Rumble dunque vanno in finale, affronteranno i Diablos. Sono stati molto ma molto bravi, hanno battuto gli Steel, Whitney White il migliore in campo naturalmente. La miglior giocata molto probabilmente sarà quella con cui si è vinta la partita, sempre di Whitney White. Il peggiore in campo forse non c'è stata, perché è stata una grandissima, ma una grandissima partita, ok? Rumble contro Diablos, la finale che noi andremo a vedere nelle prossime puntate. Cristian Recalcati e Fabrizio Ponsiroli vi salutano.